Ciao a tutti. Hanno detto che non aprivano bocca appena facevano le domande, invece fortunatamente parlano. Allora, dite un po' chi siete, che quanti anni avete, che cosa fate, così almeno il nostro pubblico vi inquadra. Vabbè, io sono Vincenzo. Io sono Luca. E fondamentalmente siamo due volontari della Croce Bianca di Bergamo. Esatto, e siete qua proprio per questo, perché nel nostro programma un po' parliamo di quello che fanno i giovani. Abbiamo parlato prima di viaggi, anche la volta scorsa abbiamo parlato di viaggi, di esperienze di università. E giustamente ci sembrava l'occasione buona per parlare insieme a voi anche di volontariato, perché è appunto questo che fate. Siete, avete detto, nella Croce Bianca. Esatto. E quindi la prima domanda così che ci sorge spontanea è un po' quella del perché, cioè di come vi è venuto in mente di iscriverci, cioè, che è una cosa bellissima. Come vi è venuta in mente l'idea di iscrivervi? Innanzitutto, chi è venuta dei due? Allora, ha iniziato prima lui, due anni fa, sì, io è da un anno ormai che lo faccio, mio fratello è da 3 anni. È una stata una scaletta. Una scaletta, poi il prossimo anno ci sarà qualcun altro, spero. No, è stata una cosa spontanea. Se puoi fare del bene a qualcuno, perché non farlo? Esatto, diciamo. È un po' questa la domanda che vi ha spinto. Sì, comunque è spirito di voler aiutare gli altri alla fine. Quello che ti ripaga è la gente che ti ringrazia, ti guarda, è felice e ti dice grazie col cuore. Che bello. E infatti tra pochissimo una delle domande che ci è venuta subito spontanea è anche se c'è stato qualche momento, esatto, particolare. Di particolare soddisfazione, no? Cioè di aversi detto a se stessi o come sono stato bravo oggi, oppure quando si dice bene, oggi sono stato soddisfatto perché ho fatto questa qualcosa. Oppure ho fatto qualcosa di giusto. Pensateci, che non avevo mai fatto. Pensateci, esatto. Non la facciamo subito, magari vi lasciamo il tempo, perché sicuramente è la domanda più bella alla fine che ci è venuta in mente. E, allora, quindi Croce Bianca, come avete fatto ad entrare? Non penso sia una cosa difficile, avrete dovuto contattare qualcuno però, e poi vari step. Esatto, un po' come si fa a essere poi operatore nella Croce Bianca. È un percorso fondamentalmente, è abbastanza lungo, perché per poter arrivare a servire e a lavorare in ambulanza sono 6 mesi di corso da fare. Sono 2 moduli, tu appena sai del corso, ecco, chiedi informazioni all'associazione o tramite un amico eccetera che hai dentro e ti iscrivi. Sono 2 moduli, uno da 46 ore. Interno? Esatto, interno all'associazione, e con quello tu puoi fare trasporti sanitari semplici. Cioè dialisi, dimissioni, trasporti, eccetera. Okay. Manifestazioni. Esatto, manifestazioni sportive, tipo dove siamo stati oggi. Dove siete stati? Campoconi. Ah, ok. Esatto, stamattina. Quindi è un percorso che è durato 6 mesi. La prima parte dura 2 mesi e mezzo. Dopodiché l'esame interno e accedi al secondo modulo, che sono 4 mesi di corso. Esatto, per raggiungere che tipo di servizio? Per raggiungere il grado di soccorritore ufficiale. Ok. Cioè, per emergenza-urgenza. Esatto. 118. Ok. Per la regione Lombardia tu sei un soccorritore a tutti gli effetti. Okay. Perfetto. Ovviamente devi fare degli esami abbastanza importanti. Sì, un esame tosto. Lo scritto che dura 1 ora. Sì, più o meno. Ci sono domande dove se non studi. Anche belle specifiche, certo, di domande. Ovviamente. Ah. E poi ci sono le pratiche, BLSD. E la pratica scenario di soccorso. E quindi non è facile, cioè devi metterti di impegno. Il volontariato, magari la gente pensa vabbè, vado, entro e faccio volontariato, non è così semplice. È certo, cioè se noi andiamo a soccorrere una persona dobbiamo essere pronti per soccorrere la persona comunque ad ogni eventualità, cioè, esatto, mi viene da dire, durante nel il senso. Corso tu prendi delle nozioni di tutto. Di tutto il corpo, di tutte le possibili patologie, delle nozioni, eccetera. Devi essere pronto a tutto. Quando girate, quindi fate il vostro servizio, con voi ci sono anche dei medici più specializzati o girate, cioè chi siete, il corpo che sta con voi sul... Noi in ambulanza in siamo ambulanza. 3/4, okay. Volontari o dipendenti, okay. La Croce Bianca anche dei dipendenti. Esatto. Se l'incidente o il paziente è grave, e entra in gioco la medica, okay. La medica, okay. Che parte da Seriate, sì, Bergamo, Ponte San Pietro. Medica infermierizzata che è dislocata in diverse... Che vengono con noi sul posto e
ci danno una mano. Poche parole, perché noi non siamo medici, vogliamo ricordarlo. Quindi non possiamo fare certe manovre invasive, non possiamo somministrare farmaci e altro, no. Ah, quindi comunque avete tutti questi limiti da rispettare. In caso di eventi che necessitano dell'intervento di un medico, la centrale operativa ci manda già direttamente l'aiuto. Ok, a seconda della gravità del caso, diciamo. Esatto. E un'altra domanda che ci veniva in mente era appunto, cioè, di illustrare, visto che io non ne so poco, diciamo, come si svolge più o meno un turno di lavoro, nel senso quanto dura, cioè cosa fate nel momento in cui arrivate alla centrale, possiamo dire alla sede, come si svolgono i vari step, i vari passi, fino a che c'è l'urgenza e quindi poi uscite. Allora, arrivi in sede? Sì. Mezz'ora prima, generalmente. Mezz'ora prima, perché devi fare il check. Controlli l'ambulanza, controlli lo zaino, controlli i cassetti, controlli tutti i... Devono esserci tutti i presidi necessari. Tutti. Ecco. Devi essere quindi, sicuro che ci sia. Prima tutto. Cosa, controlli l'ambulanza. Vedi se c'è tutto, ovviamente, perché non puoi permetterti di andare su un paziente e ti manca... Sì, anche solo la garza, che sembra scontata, ma... Bravissima. Dopodiché aspetti la chiamata, ti arriva la chiamata. Salti in aria per la chiamata. E c'è un allarme. E generalmente dov'è che aspettate? Cioè in sede. Ah, ok, in sede. Arriva su EmmaWeb, che è un sito dove ci arriva dei filtri, tipo paziente respira. Paziente è cosciente. Okay. Ok, tutte cose che sono state già dette al telefono. È un programma predefinito. Non ci chiamano telefonicamente, però. Ci arriva. Ah, voi arriva solo una. Ok. Arriva la scheda. Perfetto. Sì. Una scheda. Come una scheda paziente. Sì, cioè. Dove noi sappiamo già più o meno cosa ha il paziente. Ok. Quindi arriviamo già sul posto preparati, diciamo. Sappiamo già se dobbiamo scendere con il DAE, con l'ossigeno. Se è un trauma, quindi collarino, se... Ho fatto il corso e già sto male. La maggior parte delle volte corrisponde abbastanza, però certe volte... Okay. E non c'entra niente con quello che ti è arrivato nella scheda. Magari nel panico hanno detto... No, più che altro ti visualizzi, nel senso, uno che magari è abbastanza abituato, uno inizia a visualizzarsi la persona o il tipo di evento, però poi arrivare magari lì... Magari su un incidente... Prima di prendere le cose arrivi lì, valuti la scena, se cosa portare o cosa no. Se invece un paziente è in casa, cerchi di prendere DAE, ossigeno, più o meno lo zaino. Le cose che dici, poi ok, sono c'è sempre da valutare che casa vive, nel senso, cioè quinto piano, nella villetta. Poi quello ci pensa l'autista. Il peggio 9 piani da portare giù col materassino. Ecco, appunto, devastante. Immagino. Cioè. Eh sì. Comunque noi quello che facciamo sul paziente fondamentalmente è prendere i parametri vitali, cioè pressione, saturimetria, eccetera. E poi comunichiamo il tutto alla centrale operativa. Ok, perfetto. E abbiamo ancora un paio di domande da farvi, quella che abbiamo già sospeso, che vi ho detto prima, e poi magari anche andiamo a vedere se qualcuno volesse anche entrare, fa parte della Croce Bianca, che cosa deve fare, qualche cosa di questo livello qui. Mettiamo una canzone con loro della Croce Bianca, di questo bellissimo servizio di volontariato che svolgono. Innanzitutto, dov'è la sede? Non l'abbiamo chiesto. Dov'è che siete voi? A Bergamo. Bergamo, via Corti. Perfetto, giusto per dare qualche indicazione pratica. Colognola. Ok, Colognola. Così almeno abbiamo anche l'indicazione geografica di dove siete, perfetto. Abbiamo lasciato in sospeso, innanzitutto, prima la domanda che se qualcuno che in questo momento ci sta guardando o che magari guarderà la diretta registrata nei prossimi giorni, ascoltando voi magari si è incuriosito e chiede come faccio a iscrivermi alla Croce Bianca, che magari mi interessa, è un bel ambiente per fare quello che fate. Voi? Vicino, io. Vai. Vabbè, a gennaio inizierà un nuovo corso da noi, però sarà solo 46 ore, il che vuol dire che non sarà completo e alla fine non si potrà salire in ambulanza in emergenza o urgenza. Inizia a gennaio, dura fino a marzo, sono il martedì e il giovedì, 2 orette a sera più o meno, e alla fine del percorso si potrà fare servizio semplice, trasporto semplice, cioè come detto prima, dialisi, dimissioni, eccetera. È comunque una bella esperienza anche quello. No, esatto, cioè per entrare nello specifico più o meno tipologie di servizio, tipo manifestazioni, ad esempio una che vi viene in mente così. Tipo oggi al Campo Coni era una... Mascheroni.
atletica. Ok, ah ok, va bene. Sì, no, poi facciamo la Caloni di pallavolo maschile, okay. La Zanetti femminile per esempio e basket. Tante altre cose, basket. Ok, ok, quindi... Soprattutto sport. Eh sì, anche agli eventi. Sì, quando, penso di sì. Anche qua a Brusa a volte. Ok, allora ragazzi, quindi se qualcuno volesse entrare, c'è quindi da fare un corso, quindi bisogna prepararsi, non bisogna andare lì e dire salgo sull'ambulanza, che bello, ma stai facendo qualcosa di molto molto importante. E voi avete qualche cioè la vostra soddisfazione più grande, cioè un momento in cui siete stati lì sul posto dove prestate servizio e vi siete sentiti particolarmente contenti o particolarmente fieri di essere lì? Uno ciascuno, sì. Dai, no, sarà diverso di sicuramente. Soddisfazioni sempre. Mi è capitato un ragazzo di intervenire su un incidente dove non stava particolarmente bene. Dopo 2 settimane ho incontrato un suo amico, parlando mi fa che lo conosceva di qua di là, mi ha chiamato questo ragazzo e mi ha ringraziato per quello che avevamo fatto, in poche parole. Lì mi sono sentito utile, diciamo, perché non ho fatto tanto, però si vede che quel ragazzo ha visto che ero lì per aiutarlo e questo fa sempre piacere, diciamo. Ok, beh, adesso sono in microfono, così no. Esatto. Ho capito adesso. Sono prendendo le misure. Vincenzo? No, vabbè, è sempre, come ha detto Luca, una soddisfazione. Comunque quando ti ferma la gente e ti dice ma voi lo fate per volontariato, gli rispondi sì e proprio ti guardano con gli occhi, ti ammirano per quello che fai. Poi magari quando soccorri le persone anziane, magari cioè, si vede che apprezzano quello che fai. Grazie Stella. Esatto. Tieni la mancia. No, la mancia no, signora. No, no, facevo volontariato. Però qualche caramella. Eh sì. Bello, dai, allora sono belle storie quelle che abbiamo, che vi raccontiamo, esatto, e sì, che abbiamo raccontato anche questa sera con voi. Ultima cosa, questa è in verità, cioè chiuso il capitolo bello, questa qua è una cavolata delle mie. Beh, ed è la domanda, voi fate parte della Croce Bianca, quindi bianca, sappiamo che ne esistono altre, Croce Rossa, io ci avete detto altri colori poco fa, che differenza esiste tra tutte queste croci? Perché è una domanda lecita, penso che si possano fare anche le persone che ci stanno seguendo. Vabbè, lo scopo, il fine è sempre lo stesso, alla fine aiutare la popolazione. E più che altro una differenza storica, ecco. Ok, quindi sì, esatto. Le mansioni alla fine sì, no, sono... le mansioni sono le stesse, le qualifiche sono uguali, siamo tutti preparati allo stesso modo, solo che sono gruppi differenti. Sono gruppi diversi, esatto, associazioni diverse e federazioni diverse. Noi per esempio siamo AMPAS. Invece la Croce Rossa è proprio Croce Rossa, non è dentro. E più o meno da quanto esiste la Croce Bianca? Così giusto per dare un'informazione. 30 anni. Abbiamo festeggiato Croce l'anno Bianca, scorso. 30 anni l'anno scorso. Sì, 31. Va bene. Giusto. Auguri Bianca. Va bene, volete salutare qualcuno della Croce Bianca che magari fa. No, perché visto che qua corrono i commenti, dopo si offendono le persone. Tutti i volontari della Bianca, sicuramente. Mio fratello dall'Inghilterra, il British, ciao Marco, se no stressa l'anima, il businessman, no, anche perché io gliel'ho detto che vi intervistavo, sì, e mi ha detto so, ma sono io il capo, ma scusa, poi saluto mia mamma, mia nonna, mio nonno, ciao a tutti e viva la pace nel mondo. Bravo. Va bene, grazie mille ragazzi per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Vi chiedo un'ultimissima cosa. Oltre il post-it, del quale siete obbligati per forza, tra poco, dato che avete anche apprezzato Alan Walker prima e comunque la musica in generale, facciamo un piccolo quiz, che è un test per vedere. Ve lo spiego dopo, va bene? Sì, no, perché cioè, sembra una cosa straseria. No, è un po' ma... lunga in realtà. Quindi dovete assolutamente restare con noi. Grazie ancora. Grazie a te. A voi.